Gli assicuratori in Europa possono servirsi dei test genetici per stabilire le loro tariffe? Ne parlano in questo Agora Peter Propping, genetista all'Università di Bonn e membro del Centro tedesco di bioetica, e Angus MacDonald, matematico all'Università Harriot-Watt di Edimburgo e fondatore del Centro di ricerca Genetica e Assicurazioni. I nostri ospiti sono intervenuti il 3 e il 4 dicembre al Consiglio d'Europa a Strasburgo, dove si è tenuto un seminario sul rapporto fra test genetici e assicurazioni. Allo stato attuale è in vigore una moratoria europea in base alla quale gli assicuratori si impegnano a non fare ricorso a questo tipo di analisi. Nel 1997 la Convenzione di Oviedo ha affermato il diritto del cliente di un'assicurazione a non essere costretto a sottoporsi a questo tipo di test. I nostri due esperti fanno qui il punto della situazione. I test genetici potrebbero diventare importanti per la prevenzione, come nel caso di malattie tumorali ereditarie, per scoprire quali persone abbiano un alto rischio di sviluppare per esempio un cancro al seno, o al colon o alla tiroide. In questi casi i test genetici potrebbero diventare importanti. I test per questo tipo di malattie possono servire agli assicuratori, ma solo se sono già stati fatti per altro scopo. Le compagnie d'assicurazione non hanno il diritto di chiedere un test genetico esclusivamente allo scopo di fare sottoscrivere una polizza, ma potrebbero chiedere se il potenziale cliente ha già effettuato un esame di questo tipo per altre ragioni. Ci sono naturalmente between, differenze fra i uh, paesi europei. In Germania, per esempio, l'industria delle assicurazioni si è imposta una moratoria volontaria. Questo significa, in Germania, che nella stipulazione di polizie assicurative non vengono usati nemmeno i risultati dei test genetici che siano già stati effettuati in precedenza. In effetti questo è vero anche per la Gran Bretagna ed alcuni altri paesi europei, benché ci siano limiti finanziari. In Gran Bretagna, per esempio, una persona... Che si sia sottoposto ad un test genetico non è tenuta a rivelare di averlo fatto se sottoscrive un'assicurazione sulla vita fino a mezzo milione di sterline o un altro tipo di assicurazione fino a 300.000 sterline. Prima che una compagnia sia autorizzata a informarsi in merito a un test genetico, anche già effettuato, ci sono quindi dei tetti abbastanza alti. Questa è una misura protettiva che è stata decisa in seguito ad un accordo tra l'industria assicurativa e del governo. Anche in Germania abbiamo un accordo di questo tipo e il tetto è intorno ai 250.000 euro, al di sotto dei tetti britannici. molto al di sotto. Ma i casi che interessano realmente gli assicuratori in questo momento e nel prossimo futuro sono quelli in cui un difetto in un solo gene possa verosimilmente portare ad una malattia o alla morte a un'età molto precoce. E questi casi sono molto rari, di conseguenza il numero di persone coinvolte è molto ridotto. Se una persona è ad alto rischio di sviluppare per esempio un tumore al colon e questo individuo è sottoposto regolarmente a screening colonoscopici perché presenta una mutazione che lo predispone a questo tipo di tumore, tutto questo viene preso in considerazione dalla compagnia assicurativa? Sì, può sicuramente essere preso in considerazione e ci sono anche altri casi, come quando viene sottoposto a terapia un disturbo genetico curabile. Un esempio può essere il tumore al seno, laddove determinate mutazioni genetiche indicano un rischio estremamente alto di contrarre un tumore in giovane età. In questo caso la paziente ha l'opzione, per quanto drastica, di ricorrere alla chirurgia profilattica, cioè la rimozione del seno e in alcuni casi delle ovaie. Questo significa che i progressi in medicina contano nel calcolo del premio. E sì, possono sicuramente contare, ma questo solleva altri difficili problemi dal punto di vista etico. Perché non è sicuramente piacevole che un'assicurazione possa influenzare una potenziale cliente a prendere una decisione drastica come quella del mio esempio. In una piccola parte dei casi di Alzheimer è possibile fare test predittivi. In questi casi il morbo di Alzheimer si presenta col carattere di malattia genetica dominante. Ma questo avviene solo nell'1 o 2% dei casi. Purtroppo questa patologia è incurabile. Quindi i test genetici possono solo prevedere lo sviluppo della malattia, senza dare però la possibilità di curarla. Allora, in quanto genetista, penso sia molto importante che queste persone siano informate prima di sottoporsi a un test di questo tipo, perché a mio parere rischiano di trovarsi in una situazione terribile. Lo sviluppo della genetica molecolare ci ha insegnato cose molto più specifiche riguardo queste malattie, che però non sono state scoperte dalla genetica molecolare. Dal punto di vista degli assicuratori, in realtà, l'apparizione dei test genetici per queste malattie ha cambiato meno di quello che potevamo aspettarci. Il diritto di non conoscere è particolarmente importante nel contesto della medicina predittiva o della diagnosi predittiva per malattie incurabili. L'obiettivo della consulenza genetica è di rendere il paziente consapevole che conoscere il risultato di un test positivo può essere un peso. E molte persone decidono di non voler sapere, dopo la consulenza genetica, di non sottoporsi al test predittivo. E io penso che sia un importante diritto dell'individuo quello di non conoscere la propria salute futura. Spero che l'industria delle assicurazioni eviterà ogni pratica che possa portare qualcuno a sapere qualcosa che preferirebbe non sapere. Penso che i termini della moratoria, almeno nei paesi di cui io sono a conoscenza, permettano di evitare che qualcuno debba trovarsi in una situazione di questo genere.